Capitolo ottavo. Il settimo suggello. Il silenzio nel cielo. Il trono della grazia diventa il trono del giudizio. Introduzione ai giudizi delle sette trombe. Le prime quattro trombe. E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. Apocalisse capitolo 8 verso 1. I primi sei versetti del capitolo 8 del libro dell'Apocalisse danno esatte informazioni su quel che è contenuto nel settimo suggello e avviene alla sua apertura. Nel primo versetto di questo capitolo, tramite l'improvviso silenzio nel cielo, ci viene espressa la grande meraviglia di fronte agli avvenimenti che stanno per accadere, avvenimenti mai successi prima. Il profeta Isaia testimonia di eserciti celesti che continuamente gridano: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Isaia capitolo 6 verso 3. Anche Giovanni narra che le quattro creature viventi non cessavano di ripetere giorno e notte: Santo, santo, santo è il Signore Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Apocalisse capitolo 4 verso 8. All'apertura del settimo suggello, ecco che ad un tratto si fa silenzio nel cielo. È il momento della più grande sorpresa. Tutti gli eserciti celesti tacciono per una mezz'ora. Ciò avviene nel momento in cui il trono della grazia diventa il trono del giudizio e l'ira di Dio si scatena. Per tutto il cielo, il compimento del consiglio di salvezza formato da Dio fin dall'eternità è una grande e gloriosa sorpresa. Come per lo studio di ogni altro suggello, l'intero testo relativo è stato letto e incluso nello studio. Così deve anche essere fatto con l'ultimo. Soltanto dal versetto 2 ci viene reso noto il contenuto del settimo suggello e quel che avviene dopo. E io vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. E un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un turibolo d'oro, e gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo al cospetto di Dio. Poi l'angelo prese il turibolo e l'empì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E ne seguirono tuoni e voci e lampi e un terremoto. Apocalisse capitolo 8 versi 2-5. La descrizione rende palese che quel tempo si riferisce ad Israele. Durante il periodo della Chiesa neotestamentaria, Gesù Cristo è il mediatore e l'intercessore davanti al trono sul quale egli stesso, come sommo sacerdote, ha offerto il suo sangue. Ebrei capitolo 9 versi 11-14. Il suo ministero di sommo sacerdote termina nel momento del rapimento, quando egli prende con sé quelli che hanno ottenuto grazia e per i quali egli ha interceduto. Dopo il rapimento della Chiesa sposa, Dio si volge ad Israele. Le preghiere di tutti coloro che sono diventati credenti d'infra le 12 tribù di Israele non vengono portate davanti al trono della grazia da Cristo, mediatore e sommo sacerdote,
In quel momento egli, quale sposo, festeggia nel cielo la cena delle nozze con la sua sposa diletta. Le preghiere di coloro che saranno sigillati in quel tempo salgono al cielo e vengono raccolte dall'angelo quale profumi e messe sull'altare d'oro. Dopo che i sette angeli posti davanti a Dio avranno ricevuto le trombe, le ultime preghiere degli ebrei divenuti credenti saranno raccolte nel turibolo e poste sull'altare d'oro davanti al trono di Dio. Allora il trono della grazia diventa il trono del giudizio. Ecco che prorompe l'ira di Dio. Ciò ci viene mostrato tramite il fuoco dell'altare che viene gettato sulla terra. In quel preciso momento Dio rinuncia all'adorazione perché non può contemporaneamente ricevere la lode e cedere alla sua ira definitiva. Questo è il motivo del silenzio nel cielo. Quando il turibolo ha adempiuto il suo scopo divino, viene riempito col fuoco dell'altare e poi gettato sulla terra, indicando così che l'ira di Dio si scatena sulla terra. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Apocalisse capitolo 8 verso 6. In quel momento l'opera della grazia sia tra le nazioni che tra Israele è terminata. Tra tutti i suggelli, quel che contiene il settimo è descritto nel modo più chiaro. Non contiene alcun simbolo misterioso come gli altri. Per questo motivo non c'è bisogno di una rivelazione speciale sul settimo suggello. I contesti sono veramente chiari ed esaurienti. Dopo che il trono della grazia è diventato il trono del giudizio, gli angeli cominciano a suonare le trombe, secondo quanto viene detto inequivocabilmente nel testo biblico. Ricordiamoci che le trombe del giudizio potranno essere suonate soltanto dopo che saranno stati sigillati i 144.000. Apocalisse capitolo 7 versi 2-3. E il primo angelo suonò e vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra, e la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli alberi fu arsa, ed ogni erba verde fu arsa. Poi suonò il secondo angelo e una massa simile ad una grande montagna ardente fu gettata nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue, e la terza parte delle creature viventi che erano nel mare morì, e la terza parte delle navi perì. Poi suonò il terzo angelo e cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio, e molti uomini morirono a cagione di quelle acque perché erano divenute amare. Poi suonò il quarto angelo e la terza parte del sole fu colpita e la terza parte delle stelle, affinché la loro terza parte si oscurasse e il giorno risplendesse per la sua terza parte, e lo stesso avvenisse della notte. Apocalisse capitolo 8 versi 7-12. I giudizi delle prime quattro trombe sono diretti contro la natura. Sono degli avvenimenti descritti con esattezza. Dopo che questi quattro angeli hanno suonato la tromba, Giovanni scrive: e guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva con gran voce: guai, guai, guai
a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni di tromba dei tre angeli che debbono ancora suonare. Apocalisse capitolo 8 verso 13.